Storie di architetti scritte da un architetto, quello che noi non siamo, di Gianni Biondillo, Ugo Guanda Editore, un libro che mi ha toccato profondamente. Certe pagine mi hanno proprio fatto venire le lacrime agli occhi. Guardate, io non sono una che si commuove facilmente, men che mai per questo genere di cose, e invece. Molto molto bello. Di capitolo in capitolo questo lungo romanzo ci porta dentro le vicende degli architetti che fondarono il razionalismo italiano, soprattutto a Milano. Le vicende dei protagonisti dell'architettura e non solo, di quegli anni si alternano le une alle altre, si intrecciano. Per me è stata una lettura davvero molto emozionante, non forse dalle prime pagine, perché quelle partono dall'irredentismo fiumano, c'è anche una comparsata di D'Annunzio, come l'avrà più avanti Mussolini, ma subito dopo sì, perché poi è Milano, soprattutto Milano. Banfi, Belgioioso, Perressutti, Rogers, e poi Pagano, Persico, Terragni, Albini, Bottoni, tutti, ci sono tutti. Solo a dire questi nomi mi viene un groppo in gola adesso che ho letto questo libro. Non scherzo. Man mano che si va avanti nella lettura, oltre all'architettura, alla passione, all'amicizia fortissima, alla fraternità vera di questi che sono, alcuni di loro sono ancora studenti all'inizio, poi professionisti, la vita familiare, gli anni passano, il clima si appesantisce, cadono le illusioni, si diventa eroi e vittime insieme senza quasi rendersene conto. C'è la guerra, ci sono le deportazioni nei campi di sterminio, ci sono molte cose orribili accadute in quegli anni e vi dirò che io di libri e romanzi che abbiano sullo sfondo quei momenti tragici della storia europea, ne ho letti tanti, ma nessuno mi ha fatto riempire gli occhi di lacrime come queste, come questo. Affossoli, Mauthausen Gusen, Banfi e Belgioioso mi hanno straziato più di qualsiasi classico sugli orrori del nazismo. Sarà perché gran parte dell'azione si svolge a Milano. Sarà che molti dei nomi che ricorrono in queste pagine io li sento da tutta la vita, io che sono cresciuta in mezzo agli architetti. Alcuni nomi sono noti, altri proprio leggendari. Mi pareva di sentire l'odore delle aule del Politecnico, frequentate dall'autore Gianni Biondillo solo pochi anni prima che le frequentassi io. Il quale autore scrive in una bella prosa davvero, che sa essere impegnata e solenne o scanzonata, commovente, tragica, asciutta. Corposa, sa adattarsi come ogni buona, bella prosa alla circostanza, alla scena che descrive. Pagina dopo pagina ti rapisce, ti porta per mano, ti porta dentro la quotidianità, i momenti chiave vissuti da questo piccolo esercito di architetti, di liberi pensatori, lungo un arco cronologico che vada dalla prima guerra mondiale su fino al 45. Quindi il ventennio è dentro in pieno, i drammi della cultura italiana ci sono tutti, ma visti con gli occhi di questi architetti, alcuni dei quali all'inizio credono davvero che il razionalismo debba essere la nuova architettura del fascismo. E poi a poco si accorgono che è tutta un'illusione. Una manciata di frasi che vorrei leggervi, secondo me, rendono l'idea. Pagano credeva nella giovinezza, proprio come diceva l'inno del partito. Credeva nelle nuove generazioni cresciute sotto regime perché non erano compromesse come chi li aveva preceduti dai cascami del pessimo gusto, di un liberalismo corrotto, di un trasformismo giolittiano. Credeva nei talenti della gioventù. È per questo che quando al concorso di Bologna vide il progetto per la casa del fascio tipo di quattro giovani architetti milanesi, volle farli vincere e volle conoscerli. Si chiamavano Banfi, Belgioioso, Perressutti, Rogers. La primavera di bellezza. Era un ingenuo, forse, un illuso, senza ombra di dubbio. Era pericoloso, probabilmente. Di certo era innocente. Ecco, si capisce l'ingenuità, la sincerità di tanti, queste vite che si intrecciano, una Milano di cui respiri quell'aria che hai sentito raccontare da chi allora c'era, e anche un afflato, un entusiasmo per l'architettura che per quanto non mi sia mai appartenuto davvero, però ricordo bene di averlo respirato, ecco. Biondillo riesce a riprodurre dialoghi molto belli, verosimili, attinge a un mare di fonte, conosce benissimo i personaggi che popolano queste pagine, inserisce anche parecchie frasi in dialetto, giustamente,
Per restituire appunto il vigore della conversazione vera, naturale, spontanea. Terragni non sarebbe stato lui se non avesse detto qualcosa in dialetto, no? E anche tutti i milanesi, per Gioioso, tutti gli altri. Ecco, forse qui c'è l'unico difettuccio di questo splendido romanzo. Ogni tanto c'è qualcosa che non quadra in quelle frasi in dialetto. Sussumature, eh? Sono piccole cose di cui ci accorgiamo soltanto noi dell'asse Milano-Co. Pazienza, quindi, perché per il resto è veramente splendido. Restituisce appunto la realtà di quelle conversazioni. Tra l'altro non sono solo in dialetto locale, perché se al fronte c'è il soldato napoletano che dice qualcosa... E lo dice in napoletano, infatti io non capisco, devo leggere 6 volte, vado a intuito, tiro a indovinare, è perché io sono lombarda lombardissima, fino al midollo midollissimo. Ultima cosa, precede tutta la narrazione una specie di piccolo prologo in corsivo, una scena senza data, che poi riesci a collocare esattamente solo dopo che hai finito di leggere il libro, perché si collega appunto al finale, con un cerchio perfetto che si chiude, in cui due uomini di mezza età camminano in via Monte Napoleone, parlano fitto fitto e poi uno di loro vede un tozzo di pane ammuffito per terra e si china a raccoglierlo. Chiudo perché mi viene il magone di nuovo. Alla prossima storia.